Maria De Filippi tira in ballo il Kanagate dell'Isola dei Famosi durante la semifinale di Amici 17. Passano i mesi, ma in TV si continua a parlare del Kanagate dell'Isola dei Famosi. Durante la semifinale di Amici 17 Maria De Filippi lo ha tirato in ballo dopo una battuta di Geppi Cucciari. Quando la comica sarda ha alluso alla roba che qualcuno si è fumato fuori dagli studi tanto che potremmo dare un nuovo significato agli amici di Maria, la bionda conduttrice ha menzionato la polemica scoppiata lo scorso gennaio in Honduras. Su quell'argomento Mediaset ha già dato tanto, ha replicato la De Filippi. Un chiaro riferimento alla querelle tra Francesco Monte e Eva Angel che non si è mai conclusa del tutto nonostante le accuse, le dichiarazioni e le prove di Striscia la Notizia. Maria De Filippi non ha menzionato Francesco Monte. Pur alludendo al Kanagate dell'Isola dei Famosi, Maria De Filippi ha preferito non fare nomi. Tantomeno quello di Francesco Monte, che la stessa conduttrice ha lanciato in TV qualche anno fa. L'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ha infatti iniziato a lavorare nel piccolo schermo dopo la partecipazione a Uomini e Donne. Prima come corteggiatore di Teresanna Pugliese, poi come tronista. In qualche modo, dunque, la De Filippi ha cercato di non associare il Kanagate a Francesco, anche se è difficile non associare il tutto. Come fatto dagli utenti su Twitter, che hanno subito riportato a galla la vicenda. Maria De Filippi e il Kanagate. La reazione sui social network, in generale Mediaset ha dato sto male. Maria che cita il Kanagate, ha scritto qualcuno su Twitter. Mentre qualcun altro ha chiesto: Francesco Monte dove sei?